Viviamo in una bolla sulla nostra Terra. I pionieri della fisica quantistica dell'inizio del XX secolo lo hanno ampiamente evidenziato. Significa che lo spazio non è univoco, ci sono tanti spazi, e significa soprattutto che anche il tempo non è univoco. Il tempo non scorre, non esiste la cosiddetta freccia del tempo che scorre da A a B. Non esiste il passato, non esiste il futuro, se non nella nostra bolla, sulla nostra Terra. Quello che lo scienziato, il fisico, comprende, lo fa attraverso la spiegazione razionale degli eventi. L'artista comprende senza aver bisogno di spiegare e lo fa attraverso la propria intuizione. È quello che ha fatto Mario Nigro a proposito di quello che dicevamo poco fa. Egli ha compreso che il tempo e lo spazio sono due dimensioni indeterminate e lo ha fatto nell'arco del proprio percorso artistico, che è un percorso artistico che segue il XX secolo, perché Mario Nigro nasce a Pistoia nel 1917, quindi prende tutto il secolo e ovviamente si nutre delle avanguardie storiche, si nutre del neoplasticismo, in un certo senso potremmo dire che va avanti a pane e Mondrian nel suo percorso di formazione. Questo suo occuparsi delle dimensioni oltre dello spazio del tempo arrivano alla formulazione di quello che egli chiama lo spazio totale, di cui se ne vede un esempio della fine degli anni 60 qui alle mie spalle. Lo spazio totale ricorda anche un pochettino l'idea del concetto spaziale di Lucio Fontana. Erano amici, Lucio Fontana aveva un grande affetto e interesse per il lavoro di Mario Nigro, tant'è vero che Lucio Fontana lo, tra virgolette, sponsorizza per la Biennale del 1964 a cui Mario Nigro partecipa. Bene, il concetto spaziale è l'idea di una dimensione indeterminata che va oltre e il tempo totale di Mario Nigro è l'idea, lo spazio e poi il tempo totale di Mario Nigro è l'idea di uno spazio, di un tempo che non sono realtà univoche ma che si sovrappongono. Nelle opere spazio totale vedete che i piani si intersecano l'uno nell'altro, prima in maniera molto concitata e poi verso la fine degli anni 60 tendono a diradarsi sempre di più, fino a diradarsi completamente e a cancellare l'idea dello spazio, perché nei quadri degli anni 70, che vengono chiamati tempo totale, lo spazio non esiste più, esiste una segmentazione che è proprio come il tempo che segna il passo. Il tempo che segna il proprio svolgersi attraverso il quadro e attraverso la vita. Non è quindi anche qui un discorso formalista, non è un discorso semplicemente astratto. È un discorso in cui l'astrazione, la pittura, si serve dell'astrazione per riportarsi vicino al vivente. Mario Nigro sosterrà che i suoi quadri, le sue opere, lo riportano vicino alla psicologia umana, all'interiorità dell'essere umano. L'interiorità è proprio tutto ciò che non è dentro quella bolla in cui noi ci illudiamo di essere. È quello che fa parte, che costituisce l'essenza dell'essere umano. Il suo percorso, quindi, è un percorso di un scopritore, di un innovatore, e di qualcuno che ha saputo realmente guardare dentro l'essere umano e la materia.